A Seriate è arrivata la guida del distretto urbano del commercio, Seriate Istruzioni per l'uso, realizzata dall'assessorato al commercio per rilanciare le attività commerciali e lo sviluppo socio-economico del territorio di Seriate. Ne parliamo con l'assessore al commercio Antonino Casale. Assessore, ci dica com'è nata l'idea di questa pubblicazione? Ma l'idea di questa pubblicazione è nata partendo appunto dalla necessità al fine di promuovere, diciamo così, il nostro territorio con l'intento di valorizzare le attività commerciali, in particolare quelle al dettaglio, e quindi la necessità appunto di raccogliere in una piccola pubblicazione, molto snella, come dice il testo, istruzioni per l'uso, quindi un qualcosa di molto immediato e di facile utilizzo, nel raccogliere in questa pubblicazione tutta una serie di informazioni che consentono, diciamo così, all'utente, al cittadino che si approssima ed è intenzionato a fare degli acquisti, di trovare all'interno di questa pubblicazione tutte le informazioni che gli consentono di fare una scelta consapevole rispetto alle alternative che ci sono sul territorio. E quindi diciamo la guida, ecco, ha una doppia valenza, sia indirizzata diciamo così, ai cittadini di Seriate, ma per i suoi contenuti, diciamo anche più ampi, tenderà a essere indirizzata anche a chi Seriate non conosce, e quindi con l'intento di valorizzare il patrimonio che abbiamo sul territorio, cercheremo di attrarre anche diciamo, gente da fuori. Per cui ci dica com'è composta questa guida, sia gli aspetti commerciali, però all'interno troviamo anche delle notizie simpatiche su quello che è il patrimonio culturale, il patrimonio artistico della città, giusto? Giusto. Abbiamo voluto inserire, diciamo, all'interno della guida tutto quello che secondo noi sono le cose molto, molto interessanti che si possono fare in quel di Seriate. È strutturata, diciamo, in sette sezioni tematiche, la prima delle quali, diciamo così, riprende un attimino l'evoluzione socio-economica di Seriate, dando informazioni sia dello sviluppo proprio storico della città e anche e soprattutto con un approfondimento relativo alle attività artigianali, commerciali, imprenditoriali che ci sono, che è un tessuto molto ricco, c'è cioè una grandissima presenza di appunto attività imprenditoriali. Una sezione più, diciamo così, uno scopo di tipo culturale riguarda le dimore storiche, e quindi abbiamo ripreso in foto e in descrizioni contenitori molto importanti, quale la Villa Guerinoni che ospita attualmente la biblioteca, la Villa Ambiveri con tutta l'attività, diciamo, di ricerca che ruota intorno anche all'associazione di Russia Cristiana, come la Villa Tassis, piuttosto che la Villa Medolago Zavarit e altre. E in questa sezione vengono appunto fornite delle descrizioni che riguardano la parte architettonica di questi contenitori, e poi sempre c'è, cioè, associato a ciascuna di queste sezioni, richiamiamo quelle che sono le attività commerciali che si possono trovare in vicinanza, in maniera che l'eventuale turista o l'utente sappia che poi, appunto, nelle vicinanze di questi fabbricati ci sono una serie di attività commerciali, tipicamente nel settore della ristorazione e dello svago. Infatti, mostriamo al termine a piedi pagina, troviamo proprio degli specchietti dove andare, che cosa vedere, dove andare a mangiare e quant'altro. Perfetto. Esatto. Oltre poi alle dimore storiche, abbiamo anche la Sì, parte c'è la dedicata alle parte chiese, relativa all'arte all'arte sacra. sacra, quindi abbiamo una sezione dedicata alle chiese, e qui annoveriamo evidentemente la chiesa, diciamo così, arcipresbiteriale, diciamo, del Santissimo Redentore. Abbiamo il santuario della Madonna del Buon Consiglio, la chiesa di San Giuseppe, la chiesa di Sant'Alessandro in Paderno, e quello che è un pochino più il fiore all'occhiello della nostra città, la chiesa del Beato Giovanni XXIII, quindi progettata e realizzata dall'architetto Botta, per poi concludere con la chiesa della Sacra Famiglia a Comonte e quella di Sant'Antonio da Padova al Cassinone.
Informazioni comunque snelle, una guida che si fa leggere in modo simpatico e gustoso. Troviamo anche la parte dedicata al verde, le passeggiate in bicicletta, quindi sì, anche quello che le persone possono fare, diciamo, durante il loro tempo per il libero. Tempo libero, quindi perfetto, viene un attimino ripresa la localizzazione e quanto offre le due oasi verde di recente collegate con la passerella. Poi abbiamo tutta una mappa sulle piste ciclabili, per poi passare alle attrezzature, diciamo, agli impianti sportivi comunali, e quindi il centro sportivo, la piscina e gli impianti posti più in periferia. Conclude poi, diciamo così, la guida come sezioni tematiche, quelle che sono le infrastrutture relative appunto anche alle attività culturali. Abbiamo dei riferimenti al Cineteatro Gavazzeni, alla Biblioteca Gambirasio, e poi nella guida ci si addentra ancora in servizi comunali, diciamo così, più istituzionali, quali possono essere lo sportello unico per le attività produttive, quindi che di recente è stato totalmente informatizzato e attraverso il quale si possono fare tutte le attività di, esatto, le pratiche di attivazione di una attività commerciale, cessione, modifica e quant'altro, tutto, diciamo, da remoto. E poi abbiamo una sezione relativa agli strumenti di fidelizzazione che abbiamo attivato sul distretto del commercio, quale la Fidelity Card, con le sue modalità di utilizzo e di promozione. E che cosa serve in modo particolare in questa Fidelity Card? Ricordiamolo. Beh, la Fidelity Card è uno strumento, appunto, di fidelizzazione della clientela. Vengono riconosciuti una serie di sconti diversificati per attività commerciale dal venditore. Questo sconto viene riconosciuto e quindi caricato, diciamo così, sulla Fidelity Card, e può essere speso all'interno di uno qualsiasi dei negozi che aderiscono al circuito. Quindi una sorta di borsellino elettronico che l'utilizzatore, l'acquirente dei vari negozi si vede riconoscere dal commerciante in forma gratuita, e che pian pianino gli può consentire di fare delle piccole spese. Commercianti che stanno lavorando insieme all'assessorato per promuovere il territorio, e anche l'assessorato ha promosso delle attività rivolte alle associazioni, penso a delle serate, degli incontri di formazione. Ci vuole illustrare questo percorso di formazione anche rivolto ai commercianti e inserito all'interno del distretto urbano del commercio? Assolutamente sì, riteniamo che anche lo stesso commerciante, che spesso così lamenta un pochino un calo nelle vendite, chiaramente dovuto alla crisi che coinvolge un pochino tutti, debba mettersi in gioco in prima persona e quindi andare anche ad acquisire una serie di competenze che magari ritiene già di avere, ma che è sempre meglio rinfrescare, attraverso dei corsi di formazione che gli diano gli strumenti per così rilanciare la propria attività commerciale. Ecco che siamo riusciti a intercettare dei finanziamenti che mette a disposizione la Camera di Commercio attraverso il CESCOT, che è l'ente di formazione della Confesercenti di Bergamo, e quindi abbiamo proposto a una ventina e più di commercianti di poter utilizzare queste serate, appunto, dedicate alla formazione del commercio, quindi come riuscire a interloquire maggiormente in maniera più diffusa con la propria clientela, attraverso, ecco, anche l'utilizzo delle chiaramente moderne tecnologie di comunicazione, quindi da Facebook a Twitter a delle pagine web attraverso i siti, eccetera. Sono formazioni che partiranno nei prossimi mesi e dureranno l'intero inverno fino alla primavera inoltrata, e che risulteranno pressoché completamente gratuite per il commerciante locale, quindi certamente una cosa di approfittare. Assolutamente, approfittare di questo, approfittare anche dell'uso di questa guida seriate istruzioni per l'uso. Dove la troveremo? Dove sarà in distribuzione? Allora, sarà, per quanto riguarda l'utilizzatore già seriatese, verrà distribuita col prossimo notiziario comunale ad ogni famiglia, e quindi ne prevediamo una diffusione, appunto, per famiglia. La troveremo nei negozi, negli esercizi commerciali al dettaglio, in un certo numero di copie, e questa, diciamo, è sempre l'utenza locale. Ma intendiamo, attraverso i formati informatici, appunto, renderla disponibile all'azienda di promozione turistica e alla società Bergamo Turismo, con le quali abbiamo già preso contatto e abbiamo, appunto, richiesto che venisse resa disponibile la messa a disposizione dei turisti.
presso questi due enti e certamente anche nelle zone dove c'è un transito appunto di persone non residenti, tipo l'aeroporto, con tutte le agenzie di noleggio di auto e quindi presso le persone che magari cercano un hotel, cercano un bar, cercano un ristorante nelle immediate Vicinanze, vicinanze. certo. E poi disponibile anche sul sito internet del comune di Seriate, è stato Esattamente, in caricato formato nel... PDF. Perfetto. Quindi l'augurio qual è? Quello di usarla. Direi di sì, nell'interesse dei commercianti e della valorizzazione del nostro territorio. Perfetto, grazie. Grazie a lei.